Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti alla puntata numero 4 della nostra serie Trading Consapevole, quel percorso, voglio chiamarlo così più che corso, dedicato al trading e dedicato soprattutto a chi da zero vuole riuscire a diventare consapevole per l'appunto e completamente autonomo nella creazione e nella gestione di una strategia di trading sulle cripto, ma non solo, perché è un percorso dedicato a anche al trading ad ampio spettro, non soltanto per forza alle cripto, e soprattutto essere profittevole sul lungo periodo e non solo fin tanto che ci va bene con una posizione oppure due o che il mercato ci dà ragione. È un corso dedicato ai principianti, ma non solo, perché partiamo dalle basi ma trattiamo tutti gli argomenti necessari. Oggi parliamo del concetto di rischio, ovviamente applicato ai mercati e al trading. È un concetto importantissimo, forse il più importante di tutti, perché occorre soppesarlo, occorre farlo proprio, occorre impararlo a gestire per non farsi divorare dal mercato stesso. È un concetto importantissimo nella vita, il rischio in generale, saperlo affrontare, saperlo gestire, ma qui nel trading si traduce direttamente in guadagno o perdita di soldi, quindi diventa terra terra quanto più che mai. Detto questo, se apprezzate sempre i miei contenuti e i miei video, cortesemente lasciatemi un bel like, che così me lo dimostrate, mi continuate a incentivare a produrre. Questo è stato un lavorone, quindi davvero mi piacerebbe vedere il vostro apprezzamento, se c'è ovviamente. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, cliccate la campanellina per non perdervi nemmeno un video e farvi arrivare le notifiche di tutti i miei contenuti nuovi. Seguitemi sui vari social, trovate il link in descrizione. Detto questo, parliamo di rischio. Seguitemi. Molto spesso nei miei video mi sentirete dire che il trading dà lezioni di vita e mi sentirete spesso fare paragoni tra gli atteggiamenti da tenere durante la propria operatività sui mercati e nella vita, ma proprio perché io credo fortemente in questa cosa. Credo che imparare a gestire le proprie emozioni, a gestire i rischi, a gestire certe tipologie di situazioni nel mercato sia poi estremamente spendibile anche nella vita. E sono certo che una volta che entrerete al 100% in quest'ottica, se non l'avete già fatto, riuscirete anche voi a fare vostri alcuni concetti. Oggi in particolare portiamo questo ad un livello successivo, proprio perché trattiamo un concetto che nella vita ci troviamo a fronteggiare tantissime volte e nel trading in maniera praticamente continua. Ogni qualvolta andiamo ad aprire una posizione, a creare una strategia e a operare sui mercati. Sto parlando del concetto di rischio. E infatti, come vedete dalla didascalia che ho scritto qua sotto, rischiare fa parte del mestiere del trader, nonché della vita. Ogni scelta che noi facciamo comporta un rischio. Non esiste la sicurezza, ormai è un concetto superato in un mondo che continua a cambiare, no? Come diceva Eraclito, l'essere, l'esistenza un continuo flusso e quindi opporsi a questo flusso significa rimanere indietro e cercare di opporsi al rischio, di non rischiare, secondo me significa proprio opporsi a questo flusso. Adesso oggi cercherò di non divagare troppo nel filosofico per non annoiarvi, però è davvero un discorso che si potrebbe ampliare a tantissimi campi. Oggi ovviamente lo inquadriamo nei mercati. Saper controllare e gestire il rischio, pertanto, distingue in entrambi i contesti, quindi nel trading e nella vita, chi può avere successo da chi no, quindi chi riesce a manipolare il rischio a suo favore, a controllarlo, quantificarlo, soppesarlo, avrà molte più possibilità di avere successo. Chi invece lo eviterà oppure si esporrà a un rischio esagerato, molto probabilmente finirà o col rimanere indietro se si opporrà al rischio, oppure in bancarotta probabilmente se esagererà con quest'ultimo. Quindi iniziamo a introdurre questo concetto molto ampio che è il rischio. Nella vita ci viene sempre inculcato in testa: evita i rischi, vai sul sicuro, prendi le strade conosciute, no? All'università, sul lavoro, con tutto quanto. Ecco, questa secondo me è la ricetta per la mediocrità, ma non inteso nel senso dispregiativo, perché la mediocrità non è da disprezzare, la mediocrità fa parte della natura umana, c'è chi ci vuole rimanere, chi vuole rimanere nella sua comfort zone e non c'è assolutamente niente di male in questo. Tuttavia nel trading questo si traduce col fatto che
un trading come quello sulle criptovalute non fa per queste tipologie di persone, ok? Quindi se voi siete persone che vogliono andare sul sicuro o cose simili, fate un passo indietro e lasciate perdere le criptovalute, che sono un mercato rischioso per definizione. Qualsiasi azione, questo è uno step successivo del ragionamento di poco fa, qualsiasi azione che può portare grossi risultati e o traguardi, quindi high reward, ha sempre un rischio annesso, chiaramente. Perché? Perché per riuscire a raggiungere obiettivi ambiziosi uno deve rischiare, e quindi il rischio poi comporta la possibilità di fallire, però riuscire a mettere in sequenza diverse situazioni di rischio gestendole in maniera intelligente ci permette nel lungo termine, se siamo abbastanza costanti e se abbiamo il mindset corretto, di raggiungere i nostri risultati. Chiaramente corollario a questa cosa è che un potenziale maggiore è sempre accompagnato da un rischio maggiore. Questa è una legge universale, vale nella vita, vale nei mercati, in ogni singola posizione. Quindi quello che c'è da fare, che ovviamente a parole è facile, ma nella pratica credo che sia l'obiettivo più difficile in assoluto in qualsiasi situazione, nel trading in particolare, è che bisogna calcolare e soppesare il rischio delle proprie azioni. Questo si collega anche molto con i discorsi dell'emotività che abbiamo fatto nella scorsa puntata. Quindi riuscire a razionalizzare in maniera estrema in questo modo cioè impone anzi il lasciare da parte l'emotività e le emozioni e quella parte più istintiva e umana che abbiamo, cercare di assopirla un attimino. Nel trading e nei mercati tutto questo discorsone filosofico si traduce in termini monetari estremamente quantificabili, proprio perché io avrò guadagni e perdite in ogni operazione che faccio, quindi devo riuscire a quantificare dei parametri che mi dicono quanto sto rischiando, che cosa rischiare, cercare di incanalare il rischio in diversi contesti e per l'appunto per ognuno di essi cercare l'ottimo, la situazione di ottimo, una cosa molto ingegneristica anche se vogliamo. Quindi chiudiamo questa parentesi filosofica introduttiva, molto interessante secondo me, però non voglio parlarne in questa sede, e andiamo al pratico. Quindi vi faccio vedere le quattro declinazioni del rischio che io vi voglio presentare. Sono definizioni che ho dato io, in realtà non le ho prese da nessun libro né da nessuna fonte, ho cercato semplicemente di mettere giù i concetti nella maniera più semplice possibile, e non è per fare il professorone, ok, ma soltanto appunto per condividere dei concetti con voi. In ogni caso ho declinato il rischio in queste quattro categorie. La prima, ovviamente inerente al mercato, la prima è il rischio di capitale, ovvero quanto capitale perdo se il mio trade va in stop loss. Semplicemente quello che abbiamo chiamato, se voi mi seguite già nelle mie analisi quotidianamente, lo chiamiamo R, il capitale a rischio. Numero 2, rischio di posizione. Ah, tra l'altro tra poco poi li approfondiamo uno a uno, quindi non spaventatevi se sorvolo alcune cose, è soltanto una presentazione. Numero 2, rischio di posizione. Quanto è probabile che il mio trade vada in stop loss? Quindi quanto è rischiosa la mia posizione? Questo è diverso dal capitale rischiato, perché capitale rischiato è quanti soldi perdo se va in stop loss. Questo invece è quanto è probabile che vada in stop loss. Numero 3, rischio di portafoglio. Quindi quanto è probabile che il mio portafoglio possa prosciugarsi velocemente in breve tempo in maniera notevole? Quello che si chiama drawdown, per chi già mastica i termini del trading, tra poco introdurremo questo concetto. Numero 4, rischio di bancarotta, il peggiore di tutti. Quanto è probabile che il mio portafoglio si azzeri e che quindi io abbia fallito questa tornata di trading? Come vedete ve li ho presentati in un ordine non casuale, dal dettaglio al generale, ed è proprio questo l'ordine adesso in cui li approfondiamo. Partendo dal rischio di capitale. Allora, il capitale a rischio, quello definito R, è un parametro fondamentale perché lo decidiamo noi, e in quanto tale deve essere scelto non in maniera casuale ma in maniera estremamente ragionata. Oggi, notate bene, introduciamo i concetti, non parliamo di operatività, perché l'operatività concreta, quindi quanto deve essere R eccetera eccetera, non può prescindere da altri concetti non ancora introdotti, quindi la rimando alla stagione 2. Oggi però ci tengo che voi facciate vostri questi concetti importantissimi. Capitale a rischio, quindi quanto
quanti soldi, quanto capitale rischio in ogni operazione che faccio. Chiaramente non deve essere fisso da qui all'infinito, ma si può variare nel tempo in funzione di quello che succede. Tra poco buttiamo giù due spunti anche su questo. Questo chiaramente influenza in maniera diretta il potenziale profitto. Il discorso che abbiamo fatto prima, più rischi e più guadagni in tutte le situazioni. Maggiore il capitale rischiato, maggiore il profitto netto. In caso ovviamente in cui non ci scatti lo stop loss. Questo perché? Ovviamente perché, ragionando in maniera banalissima, se il mercato sale del 10%, se io ci ho messo 10 guadagnerò 1, se io ci ho messo 100 guadagnerò 10, molto molto banale, ok? Conviene misurare R in percentuale sul portafoglio speculativo, dove per portafoglio speculativo intendo quella frazione di capitale destinata al trading. Può essere anche il 100% per chi è puro trader. Perché? Perché il capitale a rischio dovrebbe dipendere dalle nostre disponibilità. Quindi più soldi abbiamo e più possiamo rischiare per posizione. Chiaramente non avrebbe senso avere 1 milione di euro e rischiare 10 euro a posizione. Se invece ne abbiamo 100, allora la situazione cambia. E la decisione del capitale a rischio dipende da tantissimi fattori. Quindi, uno l'abbiamo detto, l'equity totale, ovvero il capitale totale, il tipo di posizione, ovviamente magari adesso vi butto lì appunto degli spunti, una posizione più anticipatrice o a minor time frame, vorrò rischiare un po' meno, magari una posizione che mi permette di fare un profitto più alto, potrò permettermi di rischiare meno, insomma, adesso capiremo un po' meglio anche nelle prossime slide. Comunque fate vostro il fatto che la decisione del capitale a rischio non deve essere per forza fissa nel tempo, conviene misurarla in percentuale sulla propria equity e dipende da diversi fattori. L'importante è ragionarla e definirla con chiarezza prima di aprire la posizione e magari definire una strategia di gestione del capitale a rischio. Quindi lo tengo a un tot per cento fin tanto che sussistono queste condizioni, oppure lo dimezzo nel caso in cui la posizione è di questo tipo, piuttosto che, insomma, varie cose che poi vedremo anche nell'operatività. Andiamo avanti adesso, sempre rimanendo sul rischio di capitale, introducendo il concetto di risk to reward ratio, che è un concetto importantissimo anch'esso. Spesso e volentieri io sento valutare le posizioni in percentuale, che è una cosa che mi fa venire un po' di orticaria, a dir la verità. Perché dire guadagni il 18%, guadagni il 10%, non ha nessun tipo di senso nel trading, attenzione, perché se uno poi è un accumulatore, un holder, così le cose cambiano. Qui stiamo parlando di trading. Il guadagnare in percentuale non ha alcun senso se adesso non è associato lo stop loss e il capitale a rischio. Cosa significa? Significa che il risk to reward ratio è l'unico parametro che mi dice quanto posso guadagnare e quanto posso perdere in certe condizioni di posizione. Cerchiamo di capirci un po' meglio. La definizione di risk to reward ratio è rapporto tra potenziale profitto e potenziale perdita, ovvero il capitale a rischio. Abbiamo detto che noi in un trade vogliamo impegnare R, il nostro capitale a rischio che abbiamo predefinito, e quindi il nostro capitale a rischio verrà perso nel caso in cui la posizione va in stop loss. Come in questo caso, vedete, se supera il vecchio massimo, essendo una posizione di short. In base adesso, quindi, io la prima cosa che devo decidere è dove mettere lo stop loss. Dopodiché vado a decidere il take profit. In questo caso, random, avevo visto questo supporto, quindi ho ipotizzato una posizione che mi mette take profit su questo supporto sottostante, e alla fine vado a vedere qual è il rapporto rischio-rendimento o risk to reward ratio. In questo caso è 1.63, il che significa che se la mia posizione va in profitto io guadagno 1.63 volte il capitale a rischio che ho predefinito io, che ho scelto io. Se invece la posizione va in stop loss io perdo il mio capitale a rischio. Vedete? Questo significa definire la totalità di una posizione. Non avrebbe senso dire il 18,54%, perché è un valore che da solo
non ci dice niente. Non ci dice niente se non abbiamo definito il capitale a rischio e se non abbiamo definito lo stop loss, che sono parametri da decidere prima di aprire la posizione. Quindi io, una volta che ho questi parametri scritti, definiti, io ho definito con chiarezza la mia posizione. Altro punto importantissimo da ficcarsi in testa, proprio da incidere: non per forza un risk to reward ratio maggiore significa una migliore strategia o posizione. Un altro luogo comune è che il risk to reward ratio deve essere almeno 2, almeno 1,5, almeno qui, almeno lì. Non è vero, e lo vedremo tra poco il perché. Eccolo qua il perché. Introduciamo il concetto di win rate, altro concetto importantissimo. Oggi vi cerco di riempire la testa di cose. Si dice spesso che il trader migliore è colui che ci azzecca più spesso. Questa è un'immensa cassata siciliana, buona tra l'altro. Perché? Perché non è vero niente, non c'entra niente riuscirci ad azzeccare più o meno volte. È questione di gestire il rischio. Cosa significa? Introduciamo appunto il concetto di win rate, ovvero percentuale di trades chiusi in profitto. Supponiamo che io tengo il mio storico dei miei trades e conto quanti sono andati in profitto e quanti no. Il win rate non deve essere per forza maggiore di 50% per avere un equity che aumenta nel tempo. Perché no? Vi faccio due esempi. Esempio numero 1. Operatore fa 5 trades con un risk to reward ratio medio 2, che significa che se va in profitto guadagna 2R, se va in perdita, in stop loss, perde R. Cosa succede? 2 trade in profitto, 3 trades in perdita, quindi significa che il suo win rate è minore del 50%, è 2 su 5, quindi il 40%. Però il risultato finale quant'è? 2 trade in profitto che hanno fatto guadagnare 2R l'uno, quindi 4R, meno 3R persi nei 3 trades in perdita fa più R, quindi io sono in profitto nonostante il win rate del 40%. Esempio opposto, banalmente, 5 trades, risk to reward ratio medio 0,6, quindi basso, 3 trades in profitto, 2 in perdita, però il risultato netto è meno 0,2R. Perché? Perché per ogni trade in profitto guadagno 0,6R, per ogni trade in perdita perdo R, quindi io sono in perdita. Quindi c'è una formulina magica: la win rate necessaria al break even, ovvero alla parità, al non essere in perdita né in guadagno, è uguale a, in percentuale, 100 diviso risk to reward ratio medio più 1. Quindi nel nostro caso di sopra era 100 diviso 2 più 1, quindi 100 diviso 3. Va bene? Nel nostro caso numero 2 invece il win rate necessario al break even è 100 diviso 0,6 più 1, quindi 100 diviso 1,6%, e capite la differenza. Il win rate, ovviamente, perché c'è una legge universale che genera una sorta di equilibrio, tale per cui il win rate è inversamente proporzionale al risk to reward ratio. Quindi vedete che tutto sempre tende alla casualità, e il che significa che se si cerca di aprire posizioni con un risk to reward ratio maggiore, quindi più profittevoli se vanno in guadagno rispetto al capitale a rischio, questo mi abbassa drasticamente il win rate. Se voglio tenere un win rate più alto, di solito devo ridurre il risk to reward ratio. Ovviamente la posizione in sé, e di conseguenza il risk to reward ratio, deve essere decisa dall'analisi tecnica, come dovremmo ormai aver imparato. È fondamentale quello, però occorre soppesare tutto quanto, non voler esagerare da un lato né dall'altro, è sempre la regola, la golden rule. Andiamo avanti adesso, parliamo del rischio di posizione. Il rischio di posizione è un'accettazione della realtà, nel senso che ogni trade ammette possibilità di errore, non esiste l'esito certo, quindi abbiamo capito che non si può prevedere il futuro, bisogna diffidare di qualsiasi previsione, di chi dice andrà così perché, andrà così perché, perché sta sparando cose a caso, non sa niente. Ciò che si può fare per andare a soppesare le proprie posizioni è, dati storici alla mano, quindi le nostre performances, noi ci scriviamo il win rate nel tempo, ci scriviamo ogni posizione, com'è, come va, cosa è successo, perché l'ho aperta, perché l'ho chiusa, e è una cosa che vedremo poi quando parleremo dell'autovalutazione delle proprie strategie nell'ultima stagione, e dobbiamo cercare di sbilanciare le probabilità a nostro favore.
il rischio di posizione solitamente è inversamente proporzionale alla win rate. Alla fine, rischio di posizione e win rate sono due termini forse sostituibili, alla fine vogliono dire la stessa cosa, ed è direttamente proporzionale quindi al risk to reward ratio. Come abbiamo detto prima, un RR elevato, posizioni ad esempio molto anticipatrici, magari prima del breakout sotto una resistenza, io magari vedo dei segni precoci, apro la posizione, riuscirò a mettere uno stop loss più stretto e quindi avrò un risk to reward ratio più alto, e però avrò un rischio di posizione molto più alto e di conseguenza su N posizioni avrò un win rate più basso, perché è molto più probabile che rumore, uno stop hunting o cose del genere mi vadano a mangiare lo stop loss. Al contrario, posizioni più caute, risk to reward ratio più basso perché abbiamo lo stop loss più largo, rischio di posizione minore, win rate maggiore. Vedete che è sempre questo tendere all'equilibrio. L'unico modo per stimare il rischio di posizione, dato che non esiste una probabilità quantificabile né un numero, è lo storico, quindi un metodo empirico, o tramite backtesting, se usiamo una strategia meccanica, quindi un trading system programmato, oppure un trading journal dal nostro dato empirico win rate, vedete, da cui deriva proprio il rischio di posizione. Noi andiamo a valutare quanto successo abbiamo avuto con le diverse tipologie di posizione nel passato e stimiamo appunto il win rate e il rischio di posizione di ogni strategia e poi la valutiamo nel tempo. Andiamo avanti e chiudiamo il discorso parlando di rischio di portafoglio e rischio di bancarotta, che sono le due cose peggiori in assoluto. Dalla singola posizione andiamo invece all'insieme delle posizioni che compone il nostro portafoglio. Quella che vedete in questo grafico è un esempio che ho preso a caso su Google di Equity Line. L'Equity Line è un grafico del nostro capitale nel tempo, quindi come cambia il capitale nel tempo. Vedete, ogni puntino qua è un trade eseguito, addirittura qua nell'asse X tiene il numero di trades, non il tempo. Si può scegliere ovviamente come farla, ma fatto sta che occorre assolutamente tener traccia dell'andamento del proprio capitale nel tempo, misurandolo nella base currency, che è la valuta sulla quale si vuole profittare. Cosa significa? Significa che se uno vuole fare i conti in euro deve tenere l'euro come asse Y. Io ad esempio, che faccio sempre trading per accumulare Bitcoin, se ormai non lo sapete significa che non mi avete mai ascoltato, io terrò come base currency il Bitcoin, insomma, deve essere relativo al proprio obiettivo. E soprattutto occorre tener traccia delle cosiddette fasi di drawdown, ovvero le fasi decrescenti, notevoli insomma, non solo queste piccole dips, dell'equity. Perché? Perché fanno parte del gioco. Non esiste un trading senza fasi di drawdown. Anche se ho la miglior strategia del mondo, si parla sempre di statistica e probabilità, andrò incontro prima o poi a una fase di drawdown, che è la più difficile psicologicamente da gestire, perché uno inizia a mettere in dubbio tutto quanto, quindi continuare ad operare può davvero diventare frustrante, ma va fatto assolutamente, è fisiologico il drawdown. Tuttavia devo ovviamente gestirlo nella maniera furba, quindi come faccio? Occorre stare attenti, bravo direte, e minimizzare le fasi di drawdown in ampiezza chiaramente, e in tempo anche, se per quanto possibile. Quindi io vi ho buttato lì alcuni esempi, poi li vedremo bene nel discorso di operatività. Tuttavia, esempio, limitare l'esposizione concorde su asset correlati. Cosa significa? Significa che se ho 50 altcoins e sono long su tutte 50 le altcoins, sono un folle, perché se il mercato fa un inciampo improvviso mi vanno tutte 50 in stop loss e io faccio un drawdown mostruoso in poco tempo, e quello è il rischio di portafoglio di cui abbiamo parlato prima, fino ad arrivare addirittura al rischio di bancarotta. Se uno è all in su una posizione, un folle, va in bancarotta tempo zero, e se gli va bene una volta, due, tre, poi prima o poi in bancarotta ci va. Quindi dividere, diversificare ovviamente il proprio capitale, le proprie posizioni, anche questo concetto lo riprenderemo nelle prossime puntate, la diversificazione, e limitare l'esposizione concorde, quindi long o short, su asset correlati.
limitare l'esposizione contro trend. Perché? Perché è più rischiosa, semplicemente, per sempre statisticamente. Limitare l'esposizione low time frame, quindi cercare di non aprire 10 posizioni contemporaneamente, magari concordi sempre, su un time frame basso. Perché? Perché il rumore rischia di farmi scattare gli stop loss. C'è un rischio di posizione molto più alto sul low time frame. Diversificare le posizioni su tutti i fronti, e li vedremo nella diversificazione, che sarà un altro bel discorsone. Ridurre il capitale a rischio nel caso di sequenza di perdite. Ok, questo serve per mitigare le perdite nel tempo. Se vediamo che siamo in una fase di mercato in cui andiamo in stop loss più spesso, vuoi perché è una fase diversa, vuoi perché semplicemente stiamo avendo un po' più di sfiga, che ci sta, stiamo parlando sempre di probabilità, vale la pena introdurre, creare una politica di riduzione del capitale a rischio nel caso in cui io vado in stop loss 4 volte a fila. Allora magari riduco il capitale a rischio dal 2% all'1%, cose di questo tipo. Valutare l'esclusione temporanea o definitiva anche di sistemi o strategie non pertinenti alle fasi di mercato in corso. Se magari il mercato è cambiato, da bull market è passato a bear market, da più volatile a meno volatile, da trading range a trend, bisogna ovviamente adattarsi, e questo non è che lo possiamo fare a uno schiocco di dita, va fatto in maniera morbida, nel senso c'è un periodo di adattamento, perché è difficile accorgersi dall'oggi al domani che il mercato è cambiato. Infine, valutare una pausa operativa nel caso di condizioni psicologiche non ottimali al trading. Fidatevi, questo è estremamente importante, perché ci fa pensare con meno lucidità. Quindi se mi sveglio incazzato perché mi ha mollato l'amorosa o perché mi è successo qualcosa, è meglio rimanere lontani dal mercato, ok? Quindi cercare di non aprire posizioni e di operare il meno possibile. Se sono stanco perché ieri mi sono ubriacato, uguale, tale quale. Ma anche semplicemente se sono in cerca di vendetta, sento che ho il fuoco nello stomaco perché sono andato in stop loss 5 volte e non riesco a pensare con lucidità, allora è meglio fare un passo indietro, aspettare di far sbollire le emozioni. Questo è davvero importante. Questo è quanto. Io spero di non avervi fatto troppa confusione. So che sono ancora concetti un po' teorici, ma neanche troppo, perché siamo già andati un po' anche nel pratico. Ma nel pratico ci andremo nella stagione 2, quindi non perdetevela, che parliamo proprio di operatività. Adesso uno alla volta stiamo introducendo tutto i concetti. Quello di rischio è uno dei più importanti in assoluto, infatti credo che questo video sia particolarmente lungo. Tuttavia, sapete benissimo che i miei video, i miei contenuti, tutti quanti, didattici e non, sono e saranno sempre comunque gratuiti, quindi se volete in qualche modo sostenermi potete farlo utilizzando i miei referral link sugli exchanges, sul Ledger Shop, insomma quelli che lascio in giro poi per i miei video. Non lo faccio per spammare, ma soltanto perché per voi è una cosa a costo zero, non sono scam ovviamente né niente del genere, e mi date un piccolo tornaconto, nel senso che una parte delle commissioni che spendete mi vengono girate a me, quindi è meglio a me che a BitMEX sicuramente, che ad Arthur. E sentitevi liberi ovviamente di condividere queste slides, i link, i referral link ve li lascio anche nel primo commento messo in evidenza, così se li volete cliccare direttamente sono lì. Seguitemi sui vari canali social per rimanere sul pezzo e cercare di aggiornarci insieme, seguire insieme i mercati. Avete tutto quanto in descrizione. Detto questo, vi faccio un carissimo saluto, vi rimando alla prossima settimana, alla puntata successiva. Se avete dubbi, domande, commenti o quant'altro, siete ovviamente liberissimi di scriverli nei commenti e io vi risponderò e ne discuteremo. Di nuovo, a presto e buona serata.